Padre. Buongiorno a tutti. Oltre i dovuti ringraziamenti per questo invito e per questa opportunità, ho necessità di dire qualcosa prima di fare una domanda, perché rappresentiamo, credo, un pezzo del nostro paese e forse abbiamo anche diritto alla voce. Le cose politiche e quelle economiche sono state trattate, a partire da quelle che sono le vostre competenze, il vostro servizio, che siete chiamati a svolgere per il bene equo e solidale della nostra gente. A noi, che abitiamo quotidianamente quello spazio culturale che è la vita e che è la scuola, la responsabilità in questa circostanza di dire quello che la scuola paritaria significa e quello che sta vivendo. Io sono figlio di un onesto lavoratore. 5 figli hanno fatto fatica a mandarci a scuola e a farci fare l'università. Io ho insegnato all'università per quasi 20 anni. E mio padre torna vivo da un campo di concentramento. Credo per la libertà di questo paese, perché i miei nonni erano liberali. Allora mi permetto di dire, da questo punto di vista, che la scuola paritaria è una forma culturale che rimanda in termini di sussidiarietà ad una pluriformità culturale degna di un paese civile. Non si va in un campo di concentramento per una dittatura culturale. Non è sostenibile una sola forma culturale come monopolio ideologico in un paese come l'Italia, che ha fatto del pluralismo culturale la sua forza e la sua bellezza. Perché questo modello rappresenta l'archeologia politica partitica, in verità, del nostro paese lacerato. Allora la possibilità di aprire a forme culturali altre non è solo segno di un paese che vive la modernità, ma è segno di un paese che vive della sua eccellente interculturalità storica. Se stiamo dentro questa bellezza oggi, lo dobbiamo a questo. Cosa stiamo vivendo? Che è l'altra questione che ci passa sulla pelle. Stiamo vivendo discriminazione tra famiglie e studenti, ricchi e poveri, perché noi volevamo colmare una discriminazione sociale tra coloro che potevano permettersi una cultura e chi non sapeva leggere e scrivere, mentre oggi rischiamo di passare noi come le scuole dei ricchi che non tengono conto delle persone più povere. Per cui, vedete, la politica è strana. E state ribaltando le carte. Noi ci troviamo in questa condizione. Non siamo nati per fare delle scuole paritarie, le scuole di élite. Abbiamo insegnato la grammatica della vita sociale, della vita culturale e intellettuale del nostro paese. Siamo nell'impossibilità però oggi a continuare questo servizio sociale, soprattutto al sud del nostro paese. Io sono de finibus terre, io sono di Gallipoli, quasi la fine del mondo. Perché dopo aver dato tutto non abbiamo più nulla da dare. Abbiamo dato risorse umane, risorse economiche, immobiliari.
oggi non abbiamo più nulla da dare. Però abbiamo il senso civico della responsabilità. Ci sono aree del nostro paese che sono borderline e che l'opera educativa non può essere abbandonata. Anzi, si esige una attenzione privilegiata nei confronti di queste aree. Abbiamo difficoltà con i docenti, come è stato detto, delle scuole paritarie, perché li stiamo umiliando e demotivando, e sono cittadini del nostro paese. Non mi meraviglio tanto della discriminazione politica che viene fatta, ma della quasi totale indifferenza dei colleghi docenti. Allora, io concludo così. Mi piacerebbe molto che tutti i docenti scendessero in piazza per affermare il diritto alla legittimità di quei docenti che oggi sono ghettizzati. E per usare i termini di una canzone che ha vinto Sanremo, mi piacerebbe che si facesse più rumore. Perché in questi anni ho detto che il nostro silenzio è un silenzio negativo, per cui ho proposto anche in altre sedi una serrata, perché il comparto che ci riguarda, riguarda 80.000 persone, cioè 4 volte l'Ilva. Non voglio dire che dobbiamo fare la guerra tra i poveri, ma non è possibile che 80.000 persone non interessino a nessuno. Senza parlare delle famiglie e dei ragazzi che frequentano la scuola. Allora, forse una serrata generale, capace di far rumore, di far capire che non è una questione della scuola cattolica, dei preti, ma che è una questione di carattere sociale e civile. Allora la domanda che posso fare alla senatrice è la seguente. Vi interessa veramente la scuola? Cioè le persone che la costituiscono? Grazie.